lo sapevi tu che mentre io stavo in decreto ingiuntivo sono stata 6 mesi senza stipendio e i miei colleghi prendevano lo stipendio il 35%, tu lo sai questo? È stata fatta pure una... Non potete colpevolizzare chi è andato per mano all'avvocato, non lo potete colpevolizzare perché era disperato, non avevano altre scelte. Io già ho parlato con tanti di loro e ho detto che la prima cosa che è un diritto per tutti quanti è lo stipendio, quindi ad ogni rimessa dell'ASL verrà corrisposto subito uno stipendio e quando non sarà possibile per problemi a noi imputabili come azienda, avevo già anche proposto delle soluzioni alternative per andare a recuperare il credito dei dipendenti in ASL direttamente. Purtroppo quello che ci preme sottolineare è che comunque c'è un ingorgo nei pagamenti, si sono venute a creare delle situazioni un po' particolari per un diritto dei lavoratori, devo specificare, è un diritto del lavoratore fare un atto ingiuntivo, fare un pignoramento, e questo è vero, però questo comporta per l'azienda un blocco di una percentuale maggiore rispetto a quanto il dipendente dovrebbe avere, quelle somme rimangono in ASL fino al momento in cui il giudice decide della somma effettiva che si deve liberare. Inoltre l'azienda poi deve sostenere comunque dei costi che sono extra lavorativi, perché dobbiamo pagare comunque anche gli avvocati e tutte le persone che sono attorno a questi atti legali. Io avevo chiesto gentilmente se ci potevano far lavorare 15 giorni per capire. Purtroppo sapete qual è il fatto? È che abbiamo una vasca con dei buchi, ok? È inutile continuare a mettere acqua nella vasca, perché se ci sono dei buchi comunque la vasca continua a perdere. Perciò ho chiesto 15 giorni, perché noi oltre a tutta questa situazione non è che dobbiamo dar conto solo allo stipendio, dobbiamo dar conto anche a una situazione finanziaria ed economica dell'azienda. Quindi ho chiesto 15 giorni per farci capire tutto, perché l'amministrazione è nuova, cioè siamo venuti da poco e quindi vogliamo capire bene tutto per muoverci, non vogliamo fare l'errore delle precedenti amministrazioni che sono venute lì belle tutte quante cantando e fischiando e poi hanno fatto brutte figure con tutti quanti. E noi ci assumiamo, io come proprietà vi parlo ora, ci assumiamo comunque le nostre responsabilità per l'operato che è stato svolto in questi anni, che è stato disastroso, cioè ci dobbiamo dire la verità. Però io con tutto il cuore, a me dispiace, perché la maggior parte dei dipendenti io li conosco da quando ero piccolo, quindi posso capire la situazione in cui stanno, però noi stiamo lavorando per loro, cerchiamo di continuare con il centro medico R, perché sennò penso che si fermi un paese e una provincia. Allora, questa è una situazione endemica, vecchia. Già 3 anni fa noi abbiamo fatto una serie di manifestazioni che sono culminate con uno sciopero di una giornata. E allora stavamo in una situazione critica, però diciamo migliore rispetto a quella attuale. Allora ci avevamo 6-7 stipendi di arretrati, di mensilità arretrati, più altre situazioni, diciamo altre problematiche legate al TFR, arretrati contrattuali e così via. Attualmente ci troviamo nella situazione di 12 mensilità arretrate, ma fosse soltanto il debito dei dipendenti per l'azienda sarebbe una situazione che bene o male si potrebbe pure risolvere, ma il problema dell'azienda è che c'è una esposizione debitoria esorbitante, almeno stando pure a quello che è stato dichiarato nell'ultimo bilancio, si parla di intorno a 19 milioni di debiti per l'azienda. Quindi il debito dei dipendenti, diciamo, è un debito marginale rispetto al debito complessivo dell'azienda. Mo' di fronte a una situazione del genere, l'azienda non fa nessuna scelta, ecco, sta galleggiando sul lavoro e quindi, diciamo, sullo sfruttamento dei lavoratori, perché alla fine è uno sfruttamento quello che viene attuato. Sta galleggiando perché l'azienda è un'azienda di produzione di servizio, perché noi facciamo un servizio pubblico per conto dell'ASL, e praticamente siamo costretti a lavorare perché comunque ci abbiamo lavoro, l'ASL manda le pratiche, lavoriamo al massimo della nostra capacità operativa, così viene definita l'attività della struttura, e quindi a meno che non ci dimettiamo e quindi non rinunciamo a tutti i diritti che abbiamo acquisiti in questi anni, noi ci troviamo nella situazione che siamo ostaggi, ecco, siamo ostaggi di questo fatto, e l'unica strada che abbiamo battuto fino a questo momento, oltre alle manifestazioni che facemmo 3 anni fa, è la strada delle azioni legali di recupero di questi stipendi. La sua presenza stamattina in mezzo a loro per cercare di capire le loro ragioni può essere presa come un segnale positivo di ripresa?
Sì, no, io già ho spiegato precedentemente, appena ci siamo insediati, che io ero a completa disposizione, alcune persone hanno anche il mio numero di telefono, ovviamente non sono raggiungibile 24 ore su 24 perché stiamo lavorando insieme a questo pool di esperti veramente 24 ore su 24. Cioè, continui scambi di informazioni, i dati, ci vediamo, tavoli tecnici, stiamo guardando tutto, l'azienda a 360 gradi. E ci stiamo un po' anche noi stancando, perché comunque ogni volta poi viene fuori che c'è stato un movimento. No, non voglio accusare lavoratori o sindacati, perché non sarebbe né opportuno né una cosa che potrebbe essere giusta da dire. Però comunque ci arrivano voci che ci distraggono un poco dal nostro operato. Però cioè, io sono qua, sono a disposizione completa di tutti quanti. Come stamattina io sono uscito, non in veste ufficiale, sono uscito da ragazzo di 28 anni che viene fuori e vuole sentire le ragioni, anche sapendole, però capisco anche che una persona vuole sfogarsi ogni tanto. E quindi io mi prendo quello sfogo e gli do ragione, gli do atto, quindi io non posso dire assolutamente niente a loro. Ci avevano una somma, diciamo, inferiore rispetto al totale che serve per l'intera mensilità per coprire tutti gli stipendi della struttura, e in effetti hanno distribuito questa somma, invece di distribuirla in modo uguale, pari tra i dipendenti, hanno fatto una distribuzione che hanno danneggiato principalmente quelli che hanno le azioni legali, perché dicono che quelli hanno fatto il decreto ingiuntivo e quindi pignoramento, e sono delle somme già impegnate. Però loro non possono assolutamente fare questa disparità di trattamento, perché chi è andato a fare l'azione legale, si tratta di un dipendente che alla fine è un dipendente disperato. In sintesi dobbiamo dire questo, che la struttura attualmente non sta mettendo soldi, non vende e non fallisce, galleggia sul lavoro degli operatori. Abbiamo un contratto in essere che dovrebbe scadere il 30 settembre. Un contratto in essere che è stato fatto il 6 maggio, e ad oggi è lì. Stiamo aspettando di definire gli ultimi particolari con queste persone che incontreremo a breve. Cerchiamo di capire anche le intenzioni e la volontà di queste persone. Che vendere sempre solo un ramo, almeno questo, di questo si parla. Sì, nel preaccordo c'è specificato un ramo, ora vediamo, però fammici parlare bene, perché è vicino il 30, sì. Quindi saranno soluzioni immediate da prendere. Ovviamente, io ve lo dico, noi facciamo il bene dell'azienda, ora ci spogliamo di proprietà, amici, parenti e quant'altro, ora si fa centro medico R, ma si fa centro medico R come azienda. Si riparte da zero.